Ad Aleppo i civili non vogliono abbandonare la città. Restano deserti i corridoi umanitari stabiliti dalle autorità siriane e russe. Assad e Mosca hanno invitato la popolazione a lasciare la parte orientale della città dove fino a lunedì sono stati sospesi i raid aerei. L'ONU ha documentato crimini di guerra in questa zona di Aleppo dove si concentrano i ribelli e circa 250.000 civili. I gruppi armati dell'opposizione continuano a colpire i quartieri civili della parte orientale di Aleppo. Gli attacchi aerei indiscriminati delle forze governative e dei loro alleati sono responsabili della stragrande maggioranza delle vittime. Queste violazioni costituiscono crimini di guerra. Per il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, i terroristi ostacolano l'intervento umanitario e l'uscita dei civili. I jihadisti di Jabhat al-Nusra, Harar al-Sham e altre organizzazioni che cooperano con loro stanno sabotando le Nazioni Unite. Gli sforzi fatti con il supporto della Russia e del governo siriano per gli approvvigionamenti umanitari nella zona est di Aleppo. Le strade che possono essere usate per gli aiuti vengono sistematicamente distrutte. Borodavkin, rappresentante permanente della Russia presso l'ONU a Ginevra, ha detto che la pausa umanitaria ad Aleppo può essere prolungata se il fronte al-Nusra e i gruppi d'opposizione ad esso associati non violeranno la tregua.